Le donne, i cavalieri, l'arte, gli amori, le cortesie, l'audacia, io canto. Res geste. Oggi è il 21 settembre. ...1924... viene inaugurata l'autostrada dei laghi. 1990... viene assassinato il giudice Rosario Livatino. 1923, nasce Sergio Zavoli. Commenta la notizia del giorno Mario Sechi, direttore de Il Tempo. 21 settembre 1924, Lainate. L'auto di Vittorio Emanuele III taglia il nastro inaugurale del primo tratto, da Milano a Varese, di quella che diventerà l'autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio del mondo. La nuova strada ha una sola corsia per senso di marcia, non ha un vero e proprio casello. Il pagamento del pedaggio avviene nell'area di servizio e sosta. In seguito, l'autostrada avrà due nuovi tratti, 24 chilometri da Lainate a Como e 11 chilometri da Gallarate a Sesto Calende. La stampa annuncia con grande rilievo l'inaugurazione dell'autostrada Milano-Laghi, la prima nel mondo riservata esclusivamente agli autoveicoli. Si trattava di un tappeto rotabile lungo 85 chilometri e largo 14 metri da Milano a Varese, con 35 sovrapassaggi e 71 sottopassaggi per gli incroci e le relative rampe. I lavori furono eseguiti a tempo di record, 15 mesi con l'impiego di 4.000 uomini. Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. 21 settembre 1951. Nasce a Genova Ivano Fossati. Appassionato di musica fin da bambino, inizia la carriera suonando in gruppi rock progressive. Nel 1971 esce il suo primo grande album, Dolce Acqua, alla guida dei Delirium. L'album contiene Yes a Hell, che sarà un grande successo. Agli inizi degli anni 70, Fossati inizia anche a produrre musica per il teatro. Negli anni, Fossati collabora con i più grandi cantautori italiani come De André e De Gregori, ma quasi tutti i più bei nomi della canzone italiana hanno ricevuto un pezzo da lui. Nel 2008 riceve un David di Donatello per la migliore canzone originale per L'amore trasparente presente nel film Caos Calmo. Sarà la musica che gira intorno, no? Ivano Fossati è il... non so se il capostipite, ma certamente uno degli elementi di punta non tanto della canzone italiana, quanto della poesia italiana. Penso che un'intera generazione di cantautori, dei quali ovviamente Fossati fa parte, abbia in qualche maniera sostituito la letteratura italiana, che per me è in crisi, ha espresso poco della nostra contemporaneità ed è incapace di raccontare il mondo in cui viviamo. Al contrario, invece, la canzone italiana, nelle sue varie espressioni, alta e perfino molto popolare e bassa, è riuscita a dipingere la nostra società. Quindi, viva Fossati! Guarda l'orologio, amore mio, e ricordati questo tempo. Guarda l'orologio, dovunque sei e da qualunque sentimento. Qui è mezzanotte, da un minuto, tutta la strada è accesa, ma è fin troppo diritta che mi porti a casa. E che gusto di selvatico e nessun pentimento, mi trovo sulla bocca e sulle mani di tempo in tempo. L'amore e i suoi fastidi io ne sto a riparo, meglio un ergastolo sentimentale che una vita innaturale senza te. Perché a un certo punto della tua carriera, Ivano Fossati, hai pensato di chiamare alcune delle tue canzoni a raccolta e poi di dargli quasi una linea guida, che è Time and Silence, Tempo e Silenzio? Tempo e Silenzio è una piccola cosa, è un sottotitolo che serve più a me che al disco. Serve a me per ricordarmi che cosa devo fare più avanti.
come dire, che queste canzoni sono alcuni scalini che però poi devono in qualche modo aiutarmi ad arrivare ad un punto che comincio a vedere un po' più chiaro, che è che sta vicino al ridurre le parole al silenzio e lasciare e occuparmi della musica. Valore ha per te? Totale, assoluto, importante già quotidianamente, una ricerca proprio, è una cosa di cui ho bisogno come le persone fanno cure di vitamine oppure come le persone che conosciamo vanno in vacanza. Io ho bisogno di ore di silenzio al giorno. E quindi questo poi si trasferisce anche nella musica, si trasferisce in una sorta di essenzialità delle parole che diventa sempre più importante e che è possibile che prima o poi, insomma, arrivi ad annullarle queste parole in qualche modo che ancora non so. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi chiamare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà possibile, sì, incontrarli in aereo, avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio, perché l'America, così come Roma, gli fa paura, è il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. L'inizio della musica che gira intorno recita: per niente facili uomini poco allineati. Forse è il ritratto che più ti somiglia a questo? Mi somiglia, sì, anche con un po' di difficoltà, anche perfino con un po' di dolore, perché poi, insomma, essere difficili per gli altri non è un grande piacere, non è neppure una cosa di cui si possa essere fieri, di cui ci si possa compiacere. Però sì, è un carattere mio che è passato anche dentro quella canzone e probabilmente dentro anche a molte altre. La canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando. La canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà. 21 settembre 1976. A Washington viene assassinato Orlando Letelier, ex ministro del governo di Salvador Allende. La sua auto, imbottita di esplosivo, viene fatta saltare in aria. Letelier del Solar è un diplomatico, un politico e un attivista impegnato a combattere contro la dittatura di Augusto Pinochet. L'attentato viene organizzato dalla polizia segreta del dittatore cileno.
Dopo la morte di Letelier, gli Stati Uniti interrompono il loro sostegno pubblico a Pinochet, ma dietro le quinte continuano a manovrare a favore del regime cileno. Mi sembra di intendere che voi cileni, partendo da queste premesse, volete appunto, quali uomini liberi, cominciare ad intessere nuovi rapporti liberi con tutto il mondo. È così? In realtà, essa è una concezione teorica della dottrina di Monroe. In realtà, questa è una concezione teorica della dottrina di Monroe. Effettivamente, nella lotta di liberazione dei popoli latinoamericani contro il colonialismo spagnolo, si ottenne una semi-indipendenza politica. Ma di fatto la lotta economica cominciò subito con lo scontro fra l'imperialismo inglese e l'imperialismo nordamericano. Vi è stato sempre un contrasto di interessi fra il capitale straniero e il nostro sviluppo incipiente. Io non voglio riferirmi alle solenni dichiarazioni ribadite spesso dai liberatori dinanzi alla prepotenza della politica nordamericana. Ma Bolivar, per esempio, diceva: gli Stati Uniti vogliono assoggettarci nella miseria, in nome della libertà. E Martì ha detto frasi molto più dure. Non le voglio ripetere, perché in realtà io distingo fra il popolo nordamericano, i suoi pensatori e alcuni dei suoi governanti, e l'atteggiamento a volte transitorio di alcuni di essi, e la politica del Dipartimento di Stato o gli interessi privati che purtroppo hanno potuto contare sull'appoggio nordamericano. In realtà, la dottrina Monroe ha consacrato un principio: l'America agli americani. Ma esso non è stato effettivamente rispettato, perché il Nord America ha uno sviluppo economico che non hanno né il centro né il Sud America. Pertanto il problema non è risolto sulla base di un'eguaglianza di interessi, di una comunità di interessi. Difendere il principio dell'America agli americani attraverso la dottrina Monroe ha sempre voluto dire difendere l'America per i nordamericani. Noi accettiamo solo un trattamento di dignità reciproca, un trattamento di uguaglianza di possibilità con l'America del Nord. Ribadisco che non abbiamo nulla contro il suo popolo, ma conosciamo bene il dramma del Sud America che, essendo un continente potenzialmente ricco, è un continente povero, soprattutto per lo sfruttamento di cui è vittima da parte del capitale privato nordamericano. Un continente potenzialmente ricco è un continente povero, fondamentalmente per l'esplotazione di cui si è vittima del capitale particolare nordamericano. 21 settembre 1990. Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni. Detto il giudice ragazzino, viene ucciso mentre percorre senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L'omicidio è opera di 4 sicari assoldati dalla Stidda Agrigentina, una organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. Del delitto è testimone oculare Pietro Nava e, sulla base delle sue dichiarazioni, vengono identificati gli esecutori. Livatino si era occupato della cosiddetta Tangentopoli siciliana e aveva assestato colpi efficaci ai mafiosi facendo ricorso alla confisca dei loro beni. Per Papa Giovanni Paolo II è un martire della giustizia e indirettamente della fede. Agguato che è scattato poco prima delle 9. Sono state sequenze rapide, sequenze agghiaccianti. Il magistrato Rosario Livatino, che viveva a Canicattì, come ogni giorno si stava recando a bordo della sua Ford al lavoro al tribunale di Agrigento. Non aveva nessuna particolare protezione, va subito detto, né scorta né auto blindata. Alle porte di Agrigento la sua macchina è stata intercettata, l'hanno bloccata una Fiat Uno e una moto, quasi sicuramente in 6 hanno aperto il fuoco. Livatino ha abbandonato la macchina che si stava trasformando in una trappola mortale e a questo proposito c'è una testimonianza agghiacciante. Una persona ha riferito di aver visto un giovane che con una pistola in pugno inseguiva il magistrato sul ciglio della strada. A sparare sarebbero state armi diverse, una pistola calibro 9, un fucile a canne mozze sono state trovate dentro le auto usate dai sicari e poi date alle fiamme a poca distanza dal luogo del delitto. L'auto targata Agrigento era stata rubata, senza targa invece la moto pure usata dai sicari e poi anch'essa abbandonata. Ma vediamo un momentino i
Chi era Rosario Livatino? Un magistrato sicuramente non noto, ma che ugualmente era fortemente impegnato, un impegno delicato. Attualmente era giudice a latere presso l'unica sezione penale del Tribunale di Agrigento, che si occupa anche di misure di prevenzione. Proprio questa mattina avrebbe dovuto decidere insieme ad altri due colleghi, si tratta di un collegio formato da tre magistrati, su misure da applicare nei confronti di mafiosi di Palma di Montechiaro e di Porto Empedocle, che due realtà, lo sappiamo, ad altissimo rischio. Per molti anni ad Agrigento, Livatino era stato sostituto procuratore. Proprio in questa qualità aveva chiesto nel maggio dell'89 l'invio al soggiorno obbligato di 5 dei 6 fratelli divisi, indicati come esponenti pericolosi per la mafia di Palma di Montechiaro. Il processo subì vari rinvii e intanto 3 dei fratelli, Rosario, Carmelo e Gioacchino, furono assassinati in 2 diversi agguati, 2 addirittura in una corsia d'ospedale dove uno di loro era stato ricoverato in quanto sfuggito a un precedente agguato e dove l'altro lo assisteva. La vicenda, lo ricorderanno tutti, fu al centro di polemiche, polemiche dure, polemiche laceranti che in una certa fase assunsero dei toni anche molto aspri. 21 settembre 1998 muore Clara Calamai, l'attrice italiana divenuta celebre per aver mostrato il seno nudo nel 1941 in La cena delle beffe, diretto da Alessandro Blasetti. Apprezzata da Visconti, è legata indissolubilmente alla storia del cinema, grazie al ruolo interpretato in Ossessione, dove sostituisce all'ultimo momento Anna Magnani. Con L'adultera di Duilio Coletti vince un Nastro d'argento. Dopo il suo ritiro dalle scene, Dario Argento le chiede di interpretare un ruolo in Profondo Rosso e il suo personaggio diverrà più tardi oggetto di culto da parte dei cinefili. L'ultima volta ho fatto Notti bianche di Luchino Visconti. E le dispiace? Mi dispiace? Certo, lavorare è molto bello, ma ormai mi sono abituata. Si sentirebbe di interpretare i personaggi dei film di oggi? I personaggi dei film di oggi? Ma io l'ho già interpretati. Ho fatto Ossessione con Luchino Visconti e erano i personaggi di oggi, no? Erano film realisti. Allora perché questo addio definitivo al cinema? Beh, perché in un primo momento mi sarebbe piaciuto di rilavorare, ma non mi hanno chiamato più. E poi a poco mi sono abituata a questa vita mia e ormai basta. Settembre 1915. Nasce Clara Calamai, un nome caro e familiare soprattutto a chi ha seguito le vicende del cinema italiano tra il 1938 e il 1943. La sua bellezza bruna e calda si impone per la prima volta all'attenzione in Ettore Fieramosca di Blasetti, un film di quel filone in costume al quale la Calamai dà un contributo cospicuo. Allo stesso filone appartiene La cena delle beffe, ancora di Blasetti, dove fa epoca un'inquadratura in cui l'attrice espone, cosa del tutto insolita per l'epoca, il seno nudo. Era il 1941. Tra quell'anno e il successivo, la Calamai, ormai divenuta popolare, specie come donna fatale, interpreta ben 14 film, appartenenti a generi svariati, da quello storico alla pochade. Senza dubbio, le vesti rinascimentali o belle époque le donano, le conferiscono una decorativa opulenza. Ma non manca un critico il quale si accorge che esiste in potenza una Calamai completamente diversa. Quel critico scrive infatti: la vorremmo vedere un giorno spettinata con una veste lacera, i piedi scalzi, l'espressione gettata là, senza troppo studio. Ed ecco nascere la nuova di Sadorna memorabile Calamai, quella di Ossessione, l'opera con cui alla vigilia del crollo del fascismo Luchino Visconti imprime una svolta di rinnovamento in senso realistico al cinema italiano. Sta attento, eh! Guardala! C'era una scena del film in cui si mostravano i suoi seni, no? Certo, erano molto belli. Questo non ne dubito. E molto puri.
Ecco, ma che effetto le faceva allora di essere in fondo così anticonformista? Perché non è che il cinema di allora se mi domanda a me che effetto mi faceva, io ci ho pianto tutte le mie lacrime, eh? Mettiamo bene in chiaro questo, perché non era allora come ora che ci si spoglia, e cominciando da me, con la massima facilità. Allora era un dramma. Ma d'altra parte, quando tu devi fare... Ma Blasetti come fece a convincerla? Fece a convincermi, vabbè, andiamo a farlo, c'era niente da fare. A lei si oppose? Lui mandò via tutti, d'accordo, rimase solo l'operatore, Amedeo Nazari e lui, poi gli altri erano tutti appollaiati, vabbè. Ma insomma, comunque, certo, non è una cosa che io ho accettato con entusiasmo, mi ha fatto molto dispiacere. Poi dopo, a pensare al successo che ho avuto, dico, beh, sai com'è? 21 settembre 1923 nasce a Ravenna Sergio Zavoli, il principe del giornalismo televisivo, secondo la definizione di Indro Montanelli, testimone e narratore di mezzo secolo di storia d'Italia. La sua grande inchiesta sul terrorismo degli anni 70 e 80, La notte della Repubblica, ha fatto il giro del mondo. Dal 4 febbraio 2009 è presidente della commissione di vigilanza RAI, è stato condirettore del telegiornale, direttore del GR1, presidente della RAI, direttore del quotidiano Il Mattino. Fra i suoi programmi di maggior successo, Nascita di una dittatura, i tre cicli di Viaggio intorno all'uomo, Viaggio nel Sud, Nostra padrona televisione. È stato eletto al Senato nelle liste dei Democratici di Sinistra nel 2001, nelle liste dell'Ulivo nel 2006 e nel Partito Democratico due anni dopo. Devo dire che, prego, che Sergio Zavoli, pur essendo operato di impegni, ha accettato volentieri l'invito per venire qui a San Marino a ricordare quel momento difficile per la sua vita personale, ma non soltanto per quella sua, per quella anche di tanti, tantissimi altri riminesi che si trovavano in quel momento sotto i bombardamenti. Come andarono le cose? Anzi, io direi, innanzitutto, Sergio, scusami se me lo consenti, che in realtà quello del 43 fu un ritorno al Monte Titano, perché già c'era stata una tua visita. Io avevo abitato a San Marino per 4 anni, dal 29 al 32. Mio padre era il gestore della società elettrica dell'Alto Savio, noi abitammo qui nacque mio fratello, poi tornammo giù. E qui tu facesti anche la prima elementare. Noi abbiamo una piccola sorpresa, trafugata da un documentario bellissimo sul San Marino realizzato proprio da Sergio Zavoli. Eccolo lì, lo vedete? È in mezzo a questo gruppo di bambini, fu la prima foto di gruppo, vero? Sì. Realizzata da Sergio. Sono i compagni di allora, i compagni di Borgo Maggiore, con i quali ho fatto la prima elementare con la maestra Belluzzi. E com'era l'allievo Sergio Zavoli a 6 anni? Era un ragazzino di città, l'unico che avesse il capotino con il pelo, e questo mi metteva un po' in difficoltà, mi creava un piccolo disagio, ricordo, e mi guardavano con rispetto i compagni. Ma naturalmente poi a quell'età si stabiliscono subito delle grandi complicità, delle grandi confidenze, delle grandi fraternità, e allora il ricordo di quella classe mi intenerisce, perché poi ci siamo rivisti dopo tanti anni, quando fu una tragedia riportarmi a San Marino, tu ne hai appena parlato. Fu appunto il 3 novembre del 43, quando Rimini era stata bombardata 2 giorni prima, il 1 di novembre, e uno stormo di fortezze volanti, così si chiamavano allora, inopinatamente, perché tutti i giorni passavano, ma tutti i giorni andavano altrove. Quella mattina piegarono su Rimini e fecero il primo mucchio di morti. E Rimini era il capolinea della linea gotica sul versante ovest, l'altro era Livorno. E si capì che sarebbe stato un calvario. Non a caso Rimini è una città martire, ha una medaglia d'oro come Cassino, ha avuto addosso 400 bombardamenti. E la gente non si sarebbe salvata se non fosse stato perché bastava guardare in alto. C'era questo trenino che stiamo rivedendo in queste immagini rare di repertorio. Questo trenino che saliva su. E questa terra ci ha salvato. Fummo in 100.000 rifugiati
nei vari castelli della Repubblica. Un trenino che partiva proprio da Borgo Maggiore, dove tu avevi fatto la prima elementare. No, non partiva da Borgo, partiva da Rimini, dalla periferia di Rimini. Borgo era forse l'ultima delle fermate. E fra l'altro San Marino ebbe anche in qualche modo, dovete pagare un pedaggio a questa sua ospitalità. Ma quando arrivammo su e creammo questa enorme confusione, il brulichio di tutta questa gente non passò inosservato. I ricognitori inglesi videro che stava succedendo qualcosa di nuovo sul Titano e pensarono bene di mandare tre squadriglie che con tre ondate successive nel giugno del 43 fecero 61 morti, se non ricordo male. E fu una di quelle azioni sconsiderate che non si spiegano. Sono i costi così da pagare. Ecco, voi eravate guerra. Rifugiati nelle gallerie come nelle queste, gallerie, vero? Esattamente, sì, certo. Le gallerie del Trenino divennero il luogo dove i 100.000 rifugiati si salvarono. Ecco, ancora adesso si vedono i resti di quello che fu un periodo difficilissimo, perché eravate tantissimi stipati in queste gallerie, il Trenino era stato bloccato all'interno. Quanti mesi andò avanti questo? Ebbè, questo durò almeno un anno. Sì. Era una fila ininterrotta di materassi con una piccola corsia al centro, no? Ed era così un'umanità. E chi vi dava da mangiare? Come facevate per sopravvivere? Intanto la generosità della gente. E mi ricordo che il pane arrivava di notte e la gente si alzava sui materassi e prendeva il pane come se prendesse l'Eucaristia. C'erano i santi attaccati alle pareti. E quel dormitorio dove si tentava di salvare anche un briciolo di pudore era costellato appunto di tanti materassi con delle tende che dividevano le piccole case di ciascuno, che erano uno spazio di pochi metri. È vero che nacque addirittura un bambino che venne chiamato Marino. Esattamente, lo ricordo anche abbastanza bene quell'episodio. Mio padre era tra quelli che alle 3 di notte portavano il pane insieme ad altri volonterosi. E chi era ad aiutarvi? Tutti i sanmarinesi? I sanmarinesi. Noi per allora eravamo gli extracomunitari e ci trattarono senza che nascesse nessun problema. Noi arrivammo, prendemmo alloggio, mangiammo, frequentammo il paese e diventammo gente fra la gente di San Marino. E il 21 settembre del 44 tornaste a vedere la luce. Il giorno del mio compleanno, ricordo. Il giorno del tuo compleanno. Sì.